tu sei qui per promuovere questa fantastica cosa che mi vede come testimonial, che è praticamente l'incontro che si tiene il venerdì 24 maggio, Stadio Olivieri, incontro praticamente tra nazionali cantanti contro campioni Hellas giallo-blu. Questo incontro si tiene alle 20.30 via Sogare, giusto? Esattamente, sì. Questo perché? Spiegaci un attimino come è nata questa iniziativa e il perché, a chi andranno i fondi, che si, spero siano tanti, che voi tirerete su con questa partita. Ma diciamo che praticamente lo scopo principale di questa partita è appunto la solidarietà. Infatti l'incasso sarà totalmente devoluto alla Caritas. E Nazionale Italiana Cantanti si occupa da tantissimi anni del sociale, perciò è una nuova avventura. Speriamo che la città di Verona risponda al meglio, anche perché comunque si tratta di una causa estremamente importante. Poi inoltre sarà anche una serata di sport, perché giocheremo con le glorie dell'Hellas Verona, che ha vinto lo scudetto. Adesso ci sarà anche del gran sport. Sì, no, attenzione, quelli corrono ancora. Assolutamente. Cioè, avrete a che fare con un certo Pierino Fanna, che non lo fermi, bisogna sparargli, nonostante l'età. Senti, ci sarà anche il sindaco di Verona, giusto? Sì, sì, da quello che so c'è anche lui nella squadra avversaria. E poi ci saranno insomma tantissimi altri volti noti del panorama veronese. Sì, esatto. Lo ricordiamo, il ricavato della serata sarà dovuto appunto al Fondo di Solidarietà della Caritas Diocesana. Ma perché questo? Per contrastare il fenomeno delle nuove povertà, che purtroppo aumentano di giorno in giorno. Ed è una gran cosa che fate, ragazzi. Poi tu sarai anche a Roma? A Torino. La partita del cuore è a Torino. A Torino, sì, sì, Juventus Stadio. Juventus Stadio. Esattamente. Che emozione, sì. Calcare. Comunque sarà un'emozione anche calcare il campo di via calcare, di via Sogare. No, per quanto. No, è l'Atus per via della Juventus. Chiedo scusa, chissà perché, ma no, dicevo, appunto, di via Sogare, il sintetico lo conosci? Sì, ma hanno detto che è sintetico, ecco. Sì. Non lo conoscevo il campo. A parte il lapsus, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo insieme, torniamo a parlare ovviamente di questa manifestazione importante e che vi vede come testimonial. Ricordo, abbiamo Luca dei Sonora in studio. Un passo me ne vado sempre. Sonora in studio, dopo il calcare, questa è la disco scurra, stavo ancora ridendo, veramente, scusami. Allora, senti, stiamo parlando appunto di questa fantastica cosa che voi ovviamente fate, esattamente il 24 maggio, lo Stadio Olivieri in via Sogare, tra le cantanti contro campioni della Blu, incasso alla Caritas diocesana per contrastare il fenomeno della nuova povertà, per tirare ovviamente più soldini. L'ingresso è di? Allora, l'ingresso è di 10 euro, però sì. I bambini hanno ingresso gratuito, insomma, fino ai 12 anni l'ingresso è gratuito, poi il biglietto è di 10 euro. 10 euro, 10 euro spesi benissimo, perché c'è ovviamente gran parte della squadra dell'Hellas che ha vinto lo scudetto, c'è il sindaco Tosi che gioca con loro, non solo, ma a dare il calcio d'inizio, dillo tu. Ci sarà l'allenatore del Verona che ha portato Verona in Serie A, Mandorlini. Lo dico io da tifoso del Chievo. No, dovevo dirlo. No, ma è giusto che sia così, dai. Va bene. Da sempre, tra l'altro. Senti, poi ci sarà anche un Gigi Vesentini che lavora come Hotel Arena ed è ovviamente la trasmissione che ha accompagnato l'Hellas in Serie A, che ha sempre seguito l'Hellas, esatto. In assoluto, grande trasmissione e grande successo. Senti, sono arrivati due messaggi veloci, te lo dice. Uno ti chiede se per caso vi chiedessero di andare a fare i giudici in un tipo Amici oppure X Factor, accettereste? No, non accetteremo, anche perché penso che per fare i giudici bisogna realmente avere una storia notevole alle spalle. Noi comunque potremmo essere a livello di chi si propone. Poi comunque noi siamo contro ogni tipo di talent e di questo tipo di format. Siamo in due.
niente. Poi un'altra dice: ciao ragazzi, dopo 5 anni di carriera, emozioni, vittorie, gioie, eccetera, avete mai pensato di scrivere una biografia? Ma anche qua ci abbiamo pensato, comunque è una cosa che faremo col tempo, anche perché ok, possiamo raccontare gli ultimi 5 anni e quelli prima, però sì, ancora magari presto. Aspettando ancora qualche anno si può raccontare ancora di più. Senti, allora, poi oltre ovviamente a questa importante manifestazione, ricordiamo che a Torino, Parete del Cuore, dove voi ci sarete, dove esatto. Tu giocherai terzino fluidificante. Fluidificante in base al fiato, senti, dai anche le sms per la manifestazione. Sì, allora, innanzitutto bisogna ricordare che la manifestazione sarà in diretta su Rai 1 martedì sì. sera, e l'incasso sarà devoluto all'Istituto di Candiano per la ricerca sul cancro sì. e lo stadio è esaurito, perciò un grandissimo risultato, e per tutti coloro che vorranno contribuire potranno mandare un messaggio solidale al 45501. Questo per quanto riguarda la partita del cuore, ma ricordiamo venerdì 24 maggio lo stadio Olivieri incontro tra Nazionale Cantanti contro i campioni Hellas giallo-blu. E intanto chiudiamo qui, io so che devi anche scappare perché devi raggiungere Diego, perché state lavorando a nuovo certo. corso musicale, tu mi hai già detto che insomma più o meno arriveremo alla fine di quest'anno, no? Uscirà? Sì, fine di quest'anno, primi mesi nel prossimo anno, insomma valuteremo. Benissimo, io ti ringrazio, ascoltiamo ovviamente il pezzo dei Sonora, lo vuoi annunciare tu? Sì, questa è, si chiama Libertà, Vittorio Nebbia, Sonora. Ciao, ciao Luca. A tutti, ciao. Ciao Luca.